I just wanted you to. Che non parla, ragazzi, voi qui è BP9 ed eccoci per tornare in questo nuovo video. Spenta la luce, oh mio dio, si è accesa. Che cazzo di stregoneria è questa? Allora, raga, allora, quel periodo che stavo attraversando, fortunatamente sta passando piano piano. E questo è anche grazie a voi. E anche grazie a voi che mi siete stati per tutto il tempo vicino. E io vi ringrazio. Vi ringrazio. Quindi, raga, per ringraziarvi ho voluto fare questa cosa, questa iniziativa, diciamo, da parte mia. Quindi, per chi non mi segue su Facebook, adesso vi vado a leggere ciò che ho scritto nel post di ieri e ciò che ho intenzione di fare. Andiamo. Belli miei fantastici, come sempre il deficiente deve stare sempre a far mongolotto. Ascoltate, per favore. Oggi voglio fare una sorpresa a chi c'è sempre stato, a chi non mi ha mai abbandonato. Siete molti. E sono veramente orgoglioso di questa cosa. Sono orgoglioso di ciò che siamo diventati tutti noi. Un'unica e vera famiglia. Detto questo, tra di voi ho scelto due bestiacce che portano avanti il loro canale con fatica. Sia dovuto al fatto che inizialmente è difficile salire, sia dovuto al fatto che le persone sono cattive. E queste persone non riescono a stare 10 minuti senza rompere il cazzo. Questi ragazzi. Ma loro sono più forti. Loro continuano per la loro strada. Perché loro hanno le palle di metterci la faccia. Quindi, un grazietto di Dio e Franceschino Catalonico, siamo pronti a fare questo video insieme. Questo è solo l'inizio. Ho promesso che vi avrei ringraziato e vi ringrazierò. Allora, vado un attimino nel mio discorso un po' generale, come sempre, di questa YouTube. Che cos'è che manca a YouTube? Come sempre, vabbè, raga, l'umiltà, come sempre, è quella ormai l'abbiamo capito. E invece, raga, una cosa nuova, la gratitudine verso gli iscritti. Perché gli youtuber d'oggi non fanno nulla per i propri iscritti? Perché sì, portano video per gli iscritti, ok, ma portando video, portano video anche per loro. Purtroppo questa è una cosa che manca tanto. Anche magari per il fatto che ci può stare che non si trovano modi magari per soddisfare tutti gli iscritti. E veramente io voglio ringraziarvi dal primo all'ultimo. Perché ve l'ho sempre detto, regà, ve l'ho sempre detto che uno youtuber senza i suoi iscritti non è nessuno. Sono gli iscritti che fanno la differenza. Non è il numero. Sono gli iscritti, sono le persone. Non è il numero. La cosa che mi ha colpito veramente sono stati i commenti. E lì veramente ho capito che ciò che sto facendo è grande. E ne vado veramente fiero, raga. Ne vado veramente fiero. Perderò la partita sul campo. Qua non si tratta di un grande youtuber, ma di un grande uomo. Vale, sempre con la testa sulle spalle. E non fate butta giù agli invidiosi. Mannaggia la zozza. Ecco, di un grande uomo. È questo che uno youtuber dovrebbe essere. È per questo che uno youtuber dovrebbe essere eseguito. Per l'uomo che è. Per questo, raga. Non perché porta miliardi di video sui spacchettamenti di Clash Royale. Fabrizio, però sa scrivere. Grande Valerio. Da questi piccoli gesti si capisce chi sei veramente. Continua così, bestia rara! Mamma mia, io vi giuro, quando mi sono messo a leggere i commenti io mi stavo a sentire male, raga. Grande associazione mio, idolo! Ricorda, grandi sacrifici portano grandi soddisfazioni. Mamma mia, Simone, sei forte, Simone! E per ultimo, veramente, c'è Andrea Romano. È il commento che mi ha colpito più di tutti. Che persona fantastica che sei. Ti stimo. Spero che tu arrivi a dei traguardi oltre il milione. Perché la vera community è composta da persone come te. Ecco, raga, la community. Dov'è la community di prima? La community non basata sulle visualizzazioni, non basata sulle sponsor. La community unita. La community che pensava solamente a far divertire, a far star bene gli altri. Perché è questo che deve essere. Tramite un video voi dovete far star bene gli altri. Perché è così che le persone si attaccheranno veramente a voi, raga. È questo il modo. Fate star bene gli altri. Io sono felicissimo di come si è creato ormai il nostro rapporto. E veramente non potevo avere di meglio. Non scherzo, raga. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto. Potevo pensare di crescere di numero, quello sì. Ma non pensavo di creare un rapporto così grande con tutti voi. E fidatevi se vi dico che non me ne frega un cazzo di numeri, raga. Perché io potrei metterci 2 secondi a fare un video che fa 20.000 visualizzazioni e che mi porto a casa 1.000 iscritti. Ma non lo faccio. Non lo faccio per questo motivo. Basta avere una miniatura fatta bene, magari con 2 tette, un titolo spinto e un argomento nervito. La cosa è facile, raga, ma non avrei mai queste soddisfazioni. Quindi perché? Perché pensare ai numeri? Se i numeri devono arrivare, arriveranno. Io adesso di fretta non ci vado. Perché lo faccio con il cuore nonostante tutto. E niente, ragazzuoli, niente, se comunque il video vi è piaciuto, arriviamo
quanti? 180 mi piace? Famo 180 stavolta? Fa un altro applauso, vale, ti do una pizza in faccia. Qui sotto in descrizione tutti i link ai social anal. E raga, noi andiamo così, che stiamo andando bene. Piano, ma stiamo andando bene. È questo il conto. È questo il conto. Perché giro con chi la soluzione?